Noi siamo una cooperativa giovane, nata meno di 10 anni fa, e forniamo servizi logistici, quindi non, né produciamo prodotti né li commercializziamo. Quindi siamo, come dire, nella filiera dell'largo consumo, siamo un interlocutore delle aziende che producono. E lavoriamo in due ambiti. Il primo è la gestione integrata dei magazzini per conto terzi e il secondo è quello del trasporto. Nel tempo abbiamo sviluppato questa seconda attività. In 10 anni l'azienda è arrivata, ne chiuderemo il 2022 più o meno a 90 milioni di euro. Siamo in fase di costruzione del budget, quindi stimiamo che nel 2023 supereremo i 100 milioni di euro. Quanti mezzi hai a disposizione? E allora, dal punto di vista numerico, nel 2022 superiamo i 1.300 addetti, più o meno il 70% dei quali sono soci. Gestiamo circa 350.000 metri quadri di magazzino, dislocati in più o meno 25-30 appalti in Italia, considerando i più grandi. Dal E come mezzi? punto di vista dei mezzi, abbiamo superato i 280 mezzi di proprietà. Quando ti chiedono di rispettare degli standard di sostenibilità e quindi fare investimenti su motrici con carburanti in grado di funzionare con carburanti alternativi, piuttosto Allora, che come dal si punto di vista risponde? della sostenibilità, noi siamo impegnati nella gestione della riduzione dell'impatto energetico. Nello specifico abbiamo inserito una percentuale abbastanza significativa, circa 50 mezzi a metano, e soprattutto la maniera con la quale riusciamo ad efficientare la nostra offerta è quella di una revisione periodica dei piani logistici. Ma sinceramente, Andrea, la domanda è questa: tu quanto è un vantaggio proporli ai tuoi committenti o quanto invece ci si dota perché te lo chiedono loro e quanto sono disposti a pagarlo? Ecco. Fondamentalmente, noi lavoriamo con le persone e l'assetto organizzativo della nostra organizzazione è fondamentale per poter proporre delle soluzioni o rispondere ai bisogni dei committenti. Lavorando con le persone, le tensioni sociali sono all'ordine del giorno, soprattutto in determinati territori, come dire, a valle degli aumenti delle materie prime, del carrello della spesa, piuttosto che energetici, sono stati notevolissimi problematiche dal punto di vista delle rivendicazioni sociali, dettate soprattutto dall'aumento inflattivo. Come dire, ribaltare completamente dal punto di vista delle richieste degli interlocutori sulla committenza è una maniera non adeguata che sicuramente non verrebbe accettata, ma l'essere credibili dal punto di vista di operatore logistico nei confronti della committenza, quindi sedersi, trovare con loro dapprima un piano di efficientamento per ridurre quelli che sono l'impatto economico dal punto di vista della spesa per quanto riguarda i tender che i produttori, come dire, mettono in pista per trovare gli operatori logistici adeguati, avendo come dire, un vestito di credibilità nei confronti dei committenti, si riesce a trovare quella mediazione adeguata. Faccio un esempio di trattativa, non è importante, però faccio un esempio pratico di come a un certo punto, in una certa situazione dove gli stipendi non erano elevatissimi, bisognava trovare un compromesso con la committenza. Come A hai valle di una trovato? rivendicazione sociale in un grande appalto, come dire, si è riusciti con il contributo della committenza a mettere sul piatto quanto in percentuali più o meno simmetriche, a mettere sul piatto quanto necessario per avere come dire, una rivalutazione dei contratti con i quali gli operatori logistici lavoravano in queste committenze. Perché il mondo cooperativo si è fatto una fama discutibile per l'effetto di alcune pratiche da parte di alcune. E Ma questo perché è spesse questo. volte la parola cooperativa sottintende La non la correttezza. volontà di poter come dire, superare degli ostacoli in maniera non evidente, ma come dire, il rispetto delle regole l'obiettivo è l'obiettivo principale della nostra organizzazione che ci ha dato anche la
la licenza, il patentino per poter lavorare con i maggiori partner della grande distribuzione in Italia in maniera trasversale, da Conad a Coop ad Eurospin a Carrefour. Partecipare a questa tavola rotonda ho trovato molto interessante, poiché ho ascoltato il punto di vista delle altre aziende, il punto di vista dei produttori, e per un'azienda che si occupa di logistica ritengo molto importante capire quelle che sono le esigenze degli interlocutori con i quali ci interfacciamo ogni giorno.